Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti su Exoteric World, io sono Angela e questo è l'oroscopo settimanale dal 15 al 21 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica che se volete potete integrarla con il vostro ascendente per avere qualche informazione in più. Cliccando in alto a destra vedrete le recensioni dei mazzi usati per la stesa, in descrizione trovate i link per acquistarli. Sempre in descrizione trovate il link alla playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla italiana. Inoltre trovate il link per prenotare un consulto e chiedermi informazioni. E negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare motivazionale. E adesso andiamo a scoprire col nostro nuovo mazzo, le Normand, le Fairy Lenormand, che cosa ci dicono della vostra settimana. Quindi una prima infarinatura, a volte possono anche mostrare un messaggio, un qualcosa proprio da attenzionare nella vostra settimana. Abbiamo il Sole e la bara che porta una trasformazione. Probabilmente avrete molta più chiarezza, molta più fiducia e ottimismo, magari vi sentirete anche meglio perché il sole parla comunque di nuove energie, il fatto di sentirsi anche un po' più felici, un po' più tranquilli, dipende da varie circostanze, o magari c'è finalmente un ambito della vostra vita dove troverete delle soluzioni, a volte anche abbastanza importanti, perché questo sole in alcune situazioni arriverà proprio a portarvi una svolta importante, perché la carta della bara è sempre trasformazione, è sempre fine di una situazione per accompagnarvi verso l'inizio di un nuovo ciclo, un nuovo percorso. E anche se dovesse esserci qualcosa di negativo, probabilmente loro vi stanno facendo capire che quel qualcosa non sta funzionando e che quindi avete bisogno di fare qualche cambiamento per essere e trovare la vostra felicità, la vostra serenità. Troviamo anche queste che sono le vostre energie e energie che potreste proprio sfruttare nella vostra vita, ovviamente in tutti i settori. Le vostre energie dicono, voi avete questa carta degli uccelli, questa è la parte un po' in ombra, quindi vuol dire che c'è fermento, c'è movimento di notizie da un lato, però alcune comunicazioni potrebbero essere a livello negativo bloccate, quindi magari si stanno aspettando delle notizie che al momento non stanno arrivando, però attenzione, non ci si deve lasciar prendere dall'impazienza. Queste vi stanno comunicando che così, quando almeno ve l'aspettate, ci sarà un ribaltamento, quindi arriveranno queste notizie e cambiamenti, anche perché abbiamo non solo il quadrifoglio ma abbiamo anche questa bellissima cicogna, è vero, portatrice di cambiamento, portatrice di notizie, a volte anche di partenze, di ritorni. Ci può stare in questo periodo una vacanzina, uno spostamento, e non solo, qui troviamo anche nuove conoscenze, nuove possibilità, cose che saltano fuori nel corso della settimana. Però, come vi dicevo, effettivamente è il caso di valutare attentamente ogni circostanza e quindi andare a cogliere quello che più fa il caso vostro, quello che vi interessa. Allora, i segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente quelli di fuoco, e quindi abbiamo Ariete, Leone e Sagittario. Poi troviamo un pochetto anche quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Adesso andiamo a vedere come le vostre energie vanno a riflettersi nei vari ambiti. Partiamo proprio dall'amore, coppia, single, e poi vedremo il lavoro e le questioni più pratiche. Troviamo speranza, domestico e conversazione. La speranza, carta molto, molto bella, positiva, a volte arriva quando magari c'è qualcosa che non va, e invece le cose si possono risolvere in un modo molto molto positivo. Poi la speranza è legata anche a momenti, quindi non solo di rinnovare e di superare gli ostacoli e migliorare delle difficoltà, ma anche di rinnovare
varie situazioni, come abbiamo visto sin dall'inizio, quel sole che spunta, quindi anche in questo ambito trovare un nuovo equilibrio, avere dei chiarimenti, soprattutto con la conversazione, di realizzare un vostro progettino, una vostra idea e quindi si parla proprio di concretizzare qualcosina. Oppure può saltare fuori una nuova idea, una nuova aspirazione da mettere in pratica successivamente e che quindi se state aspettando il momento giusto per valutare, pensare o fare effettivamente qualcosa nel corso della settimana, ecco, questo è il momento giusto. L'importante è attivare una conversazione chiara, pulita, dire le cose come pensate di realizzare, vedete che troverete il sostegno giusto, quindi andrete abbastanza d'accordo su qualsiasi questione. È ovvio che in generale loro parlano di situazioni positive, magari se c'è già una fase critica da un po' di tempo, allora magari si deve fare un po' il connubio tra la lettura, diciamo, precedente e questa. E vi spiego bene, nel senso che se le cose non vanno bene da un po' di tempo, si può comunque cercare con il confronto di trovare un accordo e cercare una pace, cercare di migliorare comunque le vostre posizioni. E infatti qui poi troviamo, soprattutto per i single, una fase di passaggio, come abbiamo visto anche sin dall'inizio con la carta della bara, morte, omaggi preziosi e costanza parlano soprattutto a quelle persone che stanno concludendo, ecco, mi riallaccio a quello che dicevo prima, una relazione oppure l'hanno conclusa già da un po' di tempo, però c'è ancora qualcosa in corso e ci sono comunque delle novità, notizie, opportunità di confrontarsi, di chiarirsi, si può trovare magari qualcosa di nuovo, di interessante e soprattutto con la carta della costanza vuol dire che voi avete una consapevolezza, avete un'idea di procedere soprattutto nel rigenerarvi, nel ripulirvi da alcune situazioni del passato che non ancora si sono risolte completamente, però state procedendo, soprattutto nel corso di questa settimana, procederete in una maniera molto più fiduciosa, molto più attenta, soprattutto a voi stessi, però, come vi dicevo, c'è anche la possibilità di ricevere delle attenzioni, di conoscere delle persone che potrebbero essere interessanti. E qui come desiderate voi, se desiderate solo un'avventura, se desiderate una nuova conoscenza come un'amicizia, se magari volete iniziare una frequentazione, ma questo poi si vedrà man mano. Adesso andiamo a vedere che cosa vogliono dirvi delle situazioni più pratiche del lavoro. È ovvio che se siete in pausa, in vacanza, in questo periodo, in questo momento, non è che si mette totalmente, totalmente da parte il lavoro o le questioni finanziarie ed economiche, quindi qualche energia può essere comunque utile. Cioè, se siete in pausa e alcune carte, tipo la prigione, può indicare un momento di blocco, però può essere pausa desiderata, voluta, cercata. Oppure un momento di blocco vuol dire che forse in questo periodo non si possono fare dei buoni affari, oppure l'attività va a rilento, o ci sono delle questioni, magari anche a livello legale, mi viene in mente con la carta del militare, che può anche significare queste situazioni, dove alcune cose sono ferme, bloccate per il periodo, credo, o per varie vicissitudini, quindi poi probabilmente si andranno a sbloccare successivamente. E ricordiamoci che c'è anche la carta della lettera, quindi vuol dire che qualcosa comunque si sta muovendo, sotto, quindi energie sottili stanno lavorando per noi magari non ce ne accorgiamo, potremmo essere un po' in tensione, però comunque queste carte vi dicono: non vi preoccupate, c'è qualcosa che si sta muovendo anche se non ve ne accorgete. Lo vedrete successivamente perché salteranno fuori probabilmente delle notizie e delle informazioni. E quindi questo vale anche
Per chi ovviamente sta lavorando, come abbiamo visto, può esserci un rallentamento. Non consigliano assolutamente di fare investimenti, grandi spese, quindi meglio fermarsi e fare attenzione. E per chi è in cerca di lavoro, è vero, come vi dicevo, qualcosa si sta muovendo. Se state aspettando delle risposte, potreste non riceverle in questa settimana, causa forza maggiore oppure proprio il periodo o c'è qualcosa che non va, però insomma lo vedrete successivamente. Quindi in questa settimana dovete avere un po' di pazienza. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!